Rocio Muñoz Morales, la fidanzata di Raul Bova, piange a Verissimo. Verissimo, Rocio Muñoz Morales piange dopo aver visto un video della sua vita. Nella sua prima ospitata a Verissimo Rocio Muñoz Morales non ha potuto trattenere le lacrime. Guardando un video sulla sua vita, creato dalla redazione di Silvia Toffanin, la fidanzata di Raul Bova si è commossa. Una clip nella quale si è parlato dei grandi sacrifici compiuti dalla spagnola che, per apparire più credibile sul lavoro, ha spesso nascosto la sua bellezza e scelto ruoli che ne la mettevano troppo in risalto. Da quando è diventata mamma, però, Rocio è diventata più forte e sicura tanto che, come confessato apertamente dalla diretta interessata, non cela più il proprio fascino perché del resto fa parte della sua persona. Un mix esplosivo che ha ben espresso in Natale da Chef, l'ultimo film al cinema che vede Rocio protagonista accanto a Massimo Boldi. La storia d'amore con Raul Bova procede a gonfie vele. Nel corso dell'intervista Rocio non ha potuto fare a meno di menzionare l'uomo che ha stravolto la sua vita, Raul Bova. Grazie all'attore, la Morales si è trasferita in Italia, ha iniziato a lavorare nel nostro paese ed è diventata mamma della piccola Luna. La giovane ci ha tenuto a precisare che il compagno è molto più bello dentro che fuori. È davvero una bella persona, ha sottolineato Rocio, che ha conosciuto Bova sul set del film Immaturi 2. La storia tra i due è però nata solo in un secondo momento, quando Raul si è separato dalla moglie Chiara, dalla quale ha avuto Francesco e Alessandro, che oggi sono adolescenti. Un altro figlio per Rocio e Raul dopo la piccola Luna. Luna regala tante gioie e soddisfazioni a Rocio Muñoz Morales, che a Silvia Toffanin ha confidato che la figlia le assomiglia molto caratterialmente. Ha sempre il sorriso sulla faccia, proprio come me, ha dichiarato teneramente l'attrice e ballerina. Ma, come puntualizzato da Rocio, fisicamente è la fotocopia del papà. Ci sarà presto un bis per Rocio e Raul? Per il momento la coppia preferisce concentrarsi sulla crescita di Luna, più in là penserà ad un altro erede.